È stata celebrata in tutta Italia la giornata della memoria. La cerimonia principale si è avuta al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato i 650.000 militari italiani deportati nei campi tedeschi perché dopo l'8 settembre si rifiutarono di servire Hitler. Il Presidente ha parlato anche del germe dell'intolleranza, mettendo in evidenza come sia possibile che sotto forme diverse, che vanno dal negazionismo alla xenofobia, si sparghi ancora e si propaghi questo germe. La giornata ci impone di ricordare le tante vittime di una lunga stagione nefasta. Anche il Papa ha fatto sentire la sua voce attraverso un Twitter dal suo profilo Pontifex, che dice: "Desidero fare memoria nel cuore di tutte le vittime dell'Olocausto, le loro sofferenze e le loro lacrime non siano mai dimenticate." Mimmo Siena, speciale news. Ottava giornata del girone di ritorno del campionato di basket Serie C Silver con l'impegnativa sfida interna sabato pomeriggio per l'Olimpica Basket. Alla palla di Leo arriva il basket Francavilla. I gialloblu di Giovanni Gesmundo sono impegnati in una nuova sfida a salvezza e cercano i 2 punti dopo la sconfitta contro Castellaneta. Gli ospiti stanno attraversando un buon momento di forma e si trovano in zona centrale di classifica e puntano in attacco sulle duo Dortmund Dorothy. Per il playmaker gialloblu Davide Cipri al nostro telegiornale: "Certamente 7 giorni fa non abbiamo interpretato la partita come l'avevamo preparata. Ci capita sempre così. Quando andiamo avanti di 15 punti non riusciamo a gestire il vantaggio come deve essere fatto. Dobbiamo invertire la tendenza e crederci di più nella vittoria." Arbitri del confronto saranno Acella di Corato e Greco di Matera. Mimmo Siena, speciale news. Prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C femminile di pallavolo con la capolista pallavolo Cerignola impegnata sabato sera alle 20:30 alla Palla di Leo contro la formazione dell'Altamura. Le Fucsia, che hanno chiuso il girone di andata in testa al campionato con 13 vittorie, conservano 2 lunghezze di vantaggio sulle varesi della prima donna. Altamura è invece la terza classificata attualmente con 31 punti, frutto di 10 vittorie e 3 sconfitte. In attesa del rientro di Carmen e Bellapiante, i risultati continuano ad essere eccellenti per le Fucsie allenate da Michele Valentino, un incrocio di alta classifica su cui non vuole interrompere la striscia positiva in atto. Mimmo Siena, speciale news. Smaltita la prima tranche dei quarti di finale della Coppa Italia, torna il campionato di Serie A, che propone 2 anticipi importanti per la terza giornata del girone di ritorno. Si parte alle 18 con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Chievo, entrambe con obiettivi diversi: i biancocelesti l'Europa, i scaligeri la salvezza. La Lazio è reduce dalla sconfitta subita ad opera della Juventus per 2-0, stessa cosa per il Chievo da parte della Fiorentina per 3-0. Alle 20:45 attesa per la sfida dello stadio San Siro tra Inter e Pescara. I nerazzurri di Stefano Pioli hanno ritrovato continuità sia per quanto riguarda il gioco che per quanto riguarda i risultati e puntano verso le zone alte della classifica. Reduci dalla vittoria ottenuta contro il Palermo in trasferta per 1-0, mentre gli abruzzesi sono stati sconfitti in casa dal Sassuolo per 3-1. Mimmo Siena, speciale news.